Ok, forse sto esagerando, ma benvenuti al mio nuovo video haul Crazy Factory. Lo so che ne ho fatto uno poco tempo fa e ve lo lascio linkato qui nella scheda, però non ho resistito. Ho voluto prendere altre cosine interessanti. Per chi non conoscesse questo sito, è un sito fantastico, soprattutto se come me amate piercing. Hanno piercing per qualunque parte del corpo, di qualunque tipo, hanno veramente una vastissima scelta, ma non solo, hanno anche proprio anche solo gioielli, accessori per il cellulare, un sacco di cosette insomma, e i prezzi sono bassissimi, però le cose sono, devo dire, di qualità. Io ormai acquisto da loro già da un po' di anni e devo dire che mi trovo bene, sono veramente di qualità. E anche stavolta ci sono alcune cose che mi hanno comunque un po' sorpresa. Con video un po' forse, non acquisto un po' forse frettoloso, perché ho preso delle cosine che sono carine, sono fantastiche, però non riesco a metterle, o comunque messe non mi convincono, non lo so, poi farò vedere comunque durante il video anche nei close up. Iniziamo subito. Io qui ho tutta la mia bella fattura, così non mi dimentico di nulla. Iniziamo ho voluto prendere come diciamo sia orecchini, io veramente l'ho pensato inizialmente come orecchini, ma ho serie difficoltà a infilarmeli. Lo so che detto così sembra brutto, però è così. Io avevo preso praticamente questo tipo di orecchini, che sono quelli continui a forma di cuore, per metterli qui, dove ho il buco qui. Ma non riesco a metterli, forse perché sono troppo spessi. Allora ho provato a metterli qua, in questi altri buchi, che magari sono un pochino più morbidi, un pochino più elastici di questo. Però anche qui l'ho messo, ma non mi convince. Allora l'ho messo nell'ombelico, però anche nell'ombelico non mi convince particolarmente. Inizio a farvi vedere. Allora, ho preso questo anellino, questo, diciamo, piercing, sì, che si chiama Heart Continuous, quindi a forma di cuore continuo, con questi tre brillantini color acqua marina. E però ecco, appunto, nell'orecchio non mi convinceva, qui non mi convince lo stesso. Non lo so se a voi piace messo qui così, non lo so, perché lo vedo un po' tutto da una parte. Non so se mi convince. Vero è che non è che sto sempre con la pancia scoperta e non è che ho sempre il piercing in evidenza, quindi magari, cioè, non lo vede nessuno, però non so se può essere carino messo così. Comunque ho preso sia questo con questi tre, quindi perline, brillantini celesti. Ecco qua, ho voluto prendere anche questo con il fiocchetto, però non lo so, ho messo nel mio orecchio da quella parte, il fiocchetto rimane comunque nella parte posteriore dell'orecchio, quindi non si vede bene, non lo so, non mi convince particolarmente, nonostante appunto questi orecchini siano, questi piercing, siano veramente molto carini. E se vi può, diciamo, servire, praticamente per aprire questi piercing continui non bisogna tirare le estremità verso l'esterno, ma bisogna torcerle così e poi richiuderle, quindi per questo verso. In questo modo non si praticamente rovina la forma. E quindi niente, non lo so, per il momento li metterò all'ombelico, ma non mi convincono. Poi andiamo avanti. Ho preso, non vi ho detto i prezzi. Allora, questo che ho nell'ombelico con i brillantini acquamarina,
l'ho pagato 2,89 euro. E poi comunque avete visto che è carino. Mentre quest'altro con il fiocchetto 2,89 euro. Ok. Poi ho preso due anelli. Uno è questo che porto oggi. Io praticamente sono in fissa, se si vede, con gli anelli neri. Non lo so perché, ma dopo che avevo preso questo, non da loro ma da un altro sito, sono in fissa con gli anelli neri. Quindi quando ho visto questo non ho resistito e l'ho preso. Questo praticamente è semplice perché praticamente è formato da tre anelli che si mettono insieme. Però a me piace veramente tantissimo. Eccolo qua, e la mia speranza è che questo nero brillante nel corso del tempo non si perda, non si rovini, insomma non si sfaldi, perché comunque mi piace veramente tantissimo. E poi ho preso anche quest'altro molto carino, perché come vedete è tutto olografico, super colorato, rosa, azzurro, verde, giallo, e ha questo, diciamo, questa pittura, anche se sembra più, diciamo, un'incisione un po' tribale, e mi piace veramente tantissimo. C'è solo il piccolo particolare che è enorme per me, anche qui nel pollice, cioè non posso metterlo, è troppo grande, e quindi questo praticamente credo lo terrò tipo sulla scrivania, giusto perché è veramente delizioso. E questi anelli li ho pagati. Allora, l'anello questo nero, formato da tre anellini, l'ho pagato 4,95 euro ed è 15 di diametro. L'altro ho preso comunque quello più piccolo che c'era disponibile sul sito, ma evidentemente comunque o è un anello maschile, non lo so, è grande. Comunque l'altro l'ho pagato 3,19 euro. Ora per 3,19 euro non mi metto a fare il reso, a rimandare indietro tutto, non, cioè non vale la pena. Lo tengo così, magari, ecco, sulla scrivania. Poi ho preso questi orecchini che porto oggi, e io questi orecchini, vi dico subito il prezzo, l'ho pagati 2,39 euro. So deliziosi, perché come vedete sono delicati, sono piccolini, però sono particolari. Adesso vi faccio vedere da vicino quello che mi ha colpito visto il prezzo. Allora, praticamente l'orecchino è questo, quindi è un cerchietto con il suo cuoricino. E la cosa particolare è, come vedete, il cuoricino è comunque messo dentro ad un gancetto, credo, spero si veda, e anche la chiusura dell'orecchino è comunque particolare, in quanto c'è comunque questo meccanismo che lo fa aprire a metà, quindi si apre e si chiude facilmente, e soprattutto non si perderà mai il cuoricino. Poi ho voluto prendere un nuovo fake septum, questo che è un tantino più vistoso dell'altro che avevo preso, perché almeno questo, cioè tipo se voglio fare qualche foto un po' carina, comunque si vede. L'altro, essendo solamente un cerchietto semplice, molto fino, magari nelle foto non rende, questo rende di più. E questo fake septum l'ho pagato 2,49 euro, che devo dire, quindi per fare qualche foto, magari, che ne so, una serata particolare, comunque qualcosa, lo trovo veramente carino, e comunque non devo fare un buco, mi costa poco, è carino. E poi ho preso un'altra cosa che non so come mettere, faccio vedere. Allora, ho preso questo altro piercing fatto in questo modo, dove praticamente, che è molto piccolino, no? Molto delicato, e che praticamente ha questo cuoricino a perlina che ci si incastra qui dentro a pressione. Quindi, diciamo che così, se io lo maneggio così, senza metterlo o nell'ombelico o nell'orecchio,
comunque lo riesco ad aprire e chiudere facilmente, perché praticamente basta incastrare un'estremità del cerchietto in un buchino che c'è a fianco del cuoricino, spingere il cuoricino che automaticamente si incastrerà anche nell'altra parte del cerchietto. Semplice, difficilissimo da fare quando questo cerchietto è infilato nell'orecchio. Allora, questo l'avevo sempre preso per metterlo qui, in questo buco, ma non entra perché è spesso. E quindi ho pensato, ok, lo metto in un altro buco che ho qui. L'ho infilato, ma non c'è stato verso di incastrarci il cuoricino, che poi tra l'altro è troppo carino perché sembra fatto di scaglie di drago, cioè è proprio carino. Però, cioè, una volta messo nell'orecchio è davvero molto difficile da maneggiare, da riuscire quindi a capire anche come si incastra, non ci sono riuscita. Allora, come ultima spiaggia, mi sono detta, lo metto nell'ombelico. E alla fine, se non riesco a metterli nelle orecchie, i piercing li metto tutti nell'ombelico. Ma no, nell'ombelico mi convince anche meno di quello che ho adesso, perché praticamente il cuoricino, essendo comunque pesante, dalla parte dove ha la pietra colorata, tende comunque a girarsi nell'ombelico, quindi cioè neanche si vede, è brutto proprio, non si può mettere lì, quello va messo nell'orecchio. Quindi non lo so, riproverò con più calma a metterlo qui in qualche buco qui e vediamo. E poi è rimasto praticamente, se non sbaglio, sì, il pezzo forte, perché i miei video haul di Crazy Factory hanno sempre il pezzo forte, che è la collana. Questa collana vintage l'ho pagata 6,29 euro. Allora, la collana in questione è questa. Questa forse mi piace anche più dell'altra, ora ve la faccio vedere anche indossata, perché mi dà molto di più il senso del vampiro. L'unica cosa mi è arrivata con questo ciondolo che era staccato, quindi l'ho trovato vagante nel sacchettino. Ah, perché una cosa fantastica di questo sito è che comunque ogni cosa vi arriva nel suo sacchettino sigillato, poi ok, lo pulite e fate quello che volete, però insomma ogni cosa ha comunque il suo sacchettino. E questa quindi mi è arrivata con questo ciondolino staccato. E io avevo comunque questi anellini di metallo che utilizzavo quando lavoravo un po' di più al fimo, e quindi vabbè, l'ho riattaccata semplicemente, perché altrimenti insomma se comunque uno non aveva in casa un anellino era un po' complicato. Però adesso la provo, non l'ho ancora mai messa, quindi la provo in diretta insieme a voi. No, ok, la collana è qualcosa di bellissimo, cioè guardate come poi comunque è regolabile dietro, quindi secondo me è qualcosa di bellissimo, di fantastico. Ha questo pizzo poi che è molto rigido, sta proprio bene addosso, e io la trovo fantastica, nonostante io non ami particolarmente le cose vintage, comunque queste cose effetto antico non mi piacciono, preferisco le cose moderne, quelle cromate, lucenti, trasparenti, di vetro. Infatti anche casa mia è tutta un po' di vetro, di acciaio. Però queste collane, cioè le adoro, sicuramente ne prenderò altre perché non resisto a questo prezzo e sono bellissime. E quindi niente, questo è tutto il mio ultimo video haul di Crazy Factory. Un po' deludente, perché o forse perché ho comprato delle cose un po' di corsa, non lo so, o forse ho esagerato, non ci ho pensato troppo, o non ho capito bene cosa fossero, non lo so. Purtroppo quei due cuoricini continui e il cerchietto con il cuoricino che si incastra mi piacevano veramente tantissimo, a vedere anche le foto sul sito, però poi addosso a me, boh, non lo so.
riproverò, sperimenterò, farò altri tentativi. E quindi niente, fatemi sapere se vi piacciono i miei acquisti, se anche voi conoscevate questo sito. E niente, ci vediamo al prossimo video, che spero tanto sia domani. E ciao a tutti, e grazie per aver guardato anche questo mio ennesimo video. Ciao!